Si chiamava Raquel Monteiro di Albuquerque, aveva 48 anni di età, era una poliziotta, si era ammalata di Covid-19. Non è riuscita a varcare la soglia dell'ospedale Dom Zico di Belém, capitale dello Stato amazzonico di Pará, la parte settentrionale del Brasile. Non stava, cioè stava male, la donna in questione era andata in ospedale per colpa del coronavirus, ma è morta dalle braccia del marito. Davanti all'ospedale dove doveva recarsi. Nessuno la visitava, queste le parole del marito, febbre alta, ha deciso di andare in ospedale temendo di aver contratto il coronavirus. La donna avrebbe visto diversi pronto soccorso, ma nessuno è riuscito a fare qualcosa per lei. Febbre, tosse, difficoltà respiratoria, fatiscenza, insomma, un po' di tutto, e la morte è sopraggiunta. Saluto caro D'Alessandro, narratore italiano.